credevo. Ho scandagliato anfratti, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia. La tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava. Hoc, ti bischerò. I sensi atrofizzati, indormibili e indotte, non dico e la mela. Per scrivere poesie, credevo. Ho carezzato muschi, verdogno di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore. Più mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro che mischero. La mente assente, dalla pelle respirando colori, fiumino incipiante vuole, per scrivere poesie. Ascicolo brogliacci, fogliastri annuffiti, salvati da mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio, il mondo fuori stanza, che scopro uomo in giro, tra bronzo ripetute. Scrivere poesie e sono. Scriverò vite innocente, giovane.
mia vita mai vissuta, credevo. Ho scandagliato infatti grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia, la tua, di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra del biscero. I sensi atrofizzati, indormibili in botte, l'ombrico nella mira, per scrivere poesie. Credevo. Ho carezzato muschi, verdogne di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capivo, e il tuo in te che sempre amavi, l'altro della battona. La mente assente, dalla pelle respirando colori, fiumino incipriante gole, per scrivere poesie. Ascicoli brogliacci, fogliastri ammuffiti salvati dai mille traslochi di vita, la mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio. Il mondo fuori stanza, mi scopro loro in giro, tra fronzoli e pepite, per scrivere poesie. E solo. Adesso la parola a Dale Bocalfa, che è la presidente dell'associazione ADA e con cui collabora con la DIRA del NISAV. E ieri abbiamo avuto questa bella notizia di questa collaborazione già pubblicata negli atti giuridici di questo contratto di network. Quindi la ringraziamo perché fa molto sacrifici venendo dall'Algeria. Quindi noi ci stiamo molto vicino a lei e collaborando e speriamo di fare altri frutti più importanti di questa collaborazione. Quindi la parola a lei, Dale Bocalfa. Allora, andiamo con il premio 8 milioni di poesia. Al quinto posto abbiamo Adriana Iltini e Ceroli con Poema 1, 531 voti. Il quarto premio Antonio Fiore, Dove finisce il cielo, 565 voti.
terzo Silvana Lazzarino, Dove sussurra il vento, 3.535 voti. Il secondo premio è a Aldo Gallina, il premio 3.823 voti. E il primo premio di poesia è a Adriana Iftini e Ceroli con il titolo di La mia mente, con ben 4.022 voti. Complimenti Adriana. Allora, parliamo di Adriana Iftini-Ceroli. Coraggio, determinazione, profonda sensibilità e un'innata curiosità sono state le motivazioni principali che hanno accompagnato Adriana Iftini, scrittrice e poetessa bella, colta, sensibile, amante della letteratura e della poesia. Nata in Romania, Adriana, nel suo percorso di bambina, giovane donna e madre, ha saputo cogliere gli aspetti positivi della vita, nonostante la sua infanzia e adolescenza siano state dolorose e difficili per la critica situazione familiare e l'atmosfera del regime. Sotto il regime di Ceausescu ha dovuto trovare in se stessa quella forza di energia per fare di ogni suo giorno un'opportunità per essere felice. Curiosa da sempre, fin da piccolissima, e farle compagnia non erano giocattoli o bambole, bensì i libri della libreria del padre. E così già ai 4-5 anni riusciva a leggere i testi di letteratura e filosofia con cui trascorreva molti pomeriggi. Lo studio è stato importante per la sua formazione culturale e personale. Attenta e interessata per argomenti che apprendeva a scuola, Adriana si mostrava molto portata per le diverse materie fin dalle elementari, quando ho scoperto una particolare predisposizione per la poesia, con cui dare vita alle proprie emozioni e stato d'animo. A 6 anni ha scritto la sua prima poesia intitolata Il cuore è una foglia. Caduto il regime Spadria e dopo diversi spostamenti, incontri e esperienze come fotomodella e nel cinema diverse fiction, giunge a Roma, dove vive da 25 anni con i figli, Alessia e Kevin. E il suo compagno maestro Mario Ceroli, scultore noto al pubblico per il cavallo alato posto di fronte alla sede Rai di Saxa Lubra. Ceroli è anche autore di 4 chiese, una a Porto Rotondo, una a Torre Bella Monaca, una a Napoli, una all'Istituto Superiore di Polizia e tante altre opere collegate in Italia e nel mondo. Adriana è autrice di una sceneggiatura, pubblicato due libri e ha vinto un premio internazionale di poesia con Inina Perduta, scritto completamente in italiano, un libro che ha ricevuto molte testimonianze di stima ed apprezzamento da parte di personaggi illustri, tra i quali vanno menzionati Paolo Villaggio, Luca Cordero di Monsemone e Bimbe di Maria. A fine novembre 2018 è uscito il suo libro Poesie, dove sono inserite opere di Mario Ceroli, con prefazione di Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore. Magari un'emozione. L'emotività è una delle caratteristiche individuali per dare concretezza alla realizzazione dell'idea ispiratrice di questa antologia. Per nulla strutturata sotto il profilo simmetrico, la composizione delle varie sezioni in cui essa è organizzata viene proposta come una serie di tasselli selezionati in base all'unico criterio della emozione. In apparenza latente, ma poi subito scoppiettante agli occhi di chi ne sappia leggere i battiti primitivi. Poesia, narrativa e arti grafiche in prima linea, seguite da giornalismo, recitazione e musica, si intrecciano e si sovrappongono, si amalgamano
infine nella dinamica volutamente scomposta che articola le pagine di questo libro. Tutto è cominciato nel 2007, quando vide la luce il primo volume, realizzato con i pochi contributi messi a disposizione da aziende locali e da uno sparuto nucleo di artisti disposti a impegnare qualche loro risorsa sulla accattivante idea di vedere pubblicata una loro opera. Poi, una lunga storia di piccoli ma continui successi, che ha costruito le premesse per le quali tutte le antologie degli ultimi 4 anni sono state gratificate dalla partecipazione alle edizioni Book City e lo scorso anno hanno avuto il privilegio di essere mostrate in pubblico nel big stand allestito nel Castello Sforzesco di Milano, insieme ai nomi più altisonanti della letteratura mondiale, insieme alle collane più rinomate delle maggiori case editrici internazionali e a disposizione di un pubblico numerosissimo composto da visitatori di provenienza cosmopolita. Magari un'emozione. Magari un'emozione edita dalla giovane e competente intraprendente Maria Pia Ciani, con proprietaria della casa editrice Il Sextante, sarà anche questa volta al centro di numerose iniziative artistiche e culturali che verranno proposte in biblioteche e luoghi di incontri pubblici, partendo come sempre appunto dal Book City 2019. Noi sappiamo di aver avuto il coraggio di non sottomettere la nostra idealità ai compromessi di tipo commerciale e, o peggio, di politica commerciale, e sappiamo che voi lettori sarete disposti a valutare favorevolmente le opere proposte da tanti artisti presenti nel volume. Bandire le pastoie accademiche che Ferdinando Martini contrastò e che in precedenza Francesco De Sanctis e Pasquale Villari, pur proveniendo dalla scuola di quell'insigne giurista ma straordinario seccatore che fu marchese Basilio Puoti, avevano condannato, le nostre attuali proposte si slanceranno verso un percorso di sicuro respiro, con l'audacia dei poeti in cui sorride l'ideale di un'arte nuova, in quest'epoca che si è dischiusa al mondo sotto il segno della globalizzazione. Anche nella parte letteraria sono state aperte nuove vie, ma occorre certamente che tutti coloro cui ferve il seno il fuoco sacro siano incoraggiati a scendere in campo aperto e misurarsi come in un torneo ad armi cortesi. Con tali intendimenti abbiamo voluto offrire alle nuove promesse delle arti un mezzo per uscire dalla penombra o addirittura dal silenzio ed essere esposte alla viva luce della ribalta pubblicitaria, dove i migliori saranno facilmente individuati dal pubblico dei lettori, che sa bene distinguere il grano dall'olio e che riconoscerà, in taluni dei novelli arconati, i protagonisti di non lontane affermazioni di indubbio valore. Grazie. 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 Ora resta la musica. La cosa più bella è che queste 5.000 copie sono state messe a disposizione di tutti
tutti i passeggeri della flotta Lauro in navigazione del Mediterraneo per 3 anni consecutivi, e pensate che sono circa 8 milioni di passeggeri ogni anno, quindi i nostri libri con un piccolo sacrificio, ma comunque con la capacità di aggregare artisti e sponsor, hanno creato un movimento di opinione, e quindi siamo qui per portare avanti i nostri progetti con le donne in prima fila. Grazie. Tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.